infatti io quello che voglio dire è bello sentire le lagnanze, però a questo bisogna dare le soluzioni, o almeno delle soluzioni. Nel frattempo è mia abitudine salutare le autorità presenti dell'amministrazione comunale, che non è vero che è un ruolo marginale. Io quello che devo dire l'ho messo per iscritto, perché sono abituato a mettere per iscritto, almeno dopo un anno, tre anni, cinque anni, sette anni, va a leggere. E resta. Quindi l'amministrazione comunale ha un ruolo fondamentale, perché è il primo rappresentante inter pari per enti sovraterritoriali. Uno. Due, saluto questo comitato spontaneo che si è creato, perché veramente nasce dalla base, e dalla base devono partire queste cose. Perché se partono dai vertici, il vertice, se voleva, fino adesso sapeva i mali, e come stavate male, e come starete peggio purtroppo, e non gliene è fregato niente. E non parlo di colori, tutti sanno il mio colore qual è, non ho mai cambiato, ma in questa fase colori non esistono. L'ho detto quel giorno sul camioncino, che se c'erano tutti i rappresentanti governativi potevano salire e mettersi da questo lato dove si mettono loro, comune per comune, e fare una battaglia insieme, perché i punti ci sono. Sentite, per ciò che riguarda, io ho racchiuso la mia relazione sintetica in 7 punti precisi, dove dico: questo va male, secondo me bisogna fare questo, questo e questo, e dico gli enti a cui bisogna rivolgersi. Perché saluto anche la giornalista Cinzia Celeste dell'Attacco e ringrazio questo quotidiano, che è l'unico che fino adesso ha dato voce a tutto quello che è stato fatto. Gli altri hanno un colpevole silenzio di connivenza, e parlo di Francesco Totta della Gazzetta del Mezzogiorno, il quale è stipendiato dal parco Adore, e naturalmente diceva Mussolini al genero, diceva Mussolini al genero, Ciano, Ciano, quando si mangia non si parla. Quindi Francesco Trotta della Gazzetta non ci potrà mai dare voce, perché mangia. Poi parto dal 7° punto, da dove è scoppiata un po' la rivolta, che ha portato all'esasperazione, perché una rivolta non scoppia la sera per la mattina, ma ha delle basi che vengono da lontano. Sono stati alcuni allevatori i quali non ce l'hanno fatta più, sono andati al parco e hanno sbattuto per terra i loro agnelli, dicendo: questi agnelli mo vedete che dovete fare. Qua la piaga sono due dirigenze, quella politica, la quale è pro tempore, e io non sono contro perché di Costanzucci è rosso, io sono bianco, perché proprio c'è l'incapacità politica di dare una risposta. L'altra, la piaga più forte, io lo dico, è la dirigenza tecnica. C'è stato Giampaolo D'Ancono, non so se c'è ancora, vabbè, però uno fa gli interventi, non deve restare perché è la logica della democrazia, che ha fatto una bellissima analisi su un bilancio, bilancio del parco attivo. Sentite, io mi preoccupo quando i bilanci degli enti pubblici sono attivi, vuol dire che non sono stati spesi i soldi e dati alle categorie che ne hanno bisogno. Questo è matematico, e penso che qualche cosa ne sappia. Allora i punti sono questi: una dirigenza politica che è pro tempore, la quale aspetta di essere rinominata, e sono 2 anni e mezzo che non è stata rinominata. E parliamo di Costanzucci, ma poi c'è un mondo, però io direi non gli applausi, perché siamo tra adulti e siamo qui per trattare i problemi, uscircene convinti di quello che questo comitato deve fare domani ai tavoli istituzionali, insieme con altri comitati cittadini che devono nascere spontanei, paese per paese. Poi all'interno di questi possono essere rappresentanze. Io la vedo così: la democrazia parte dalla base, non parte dal vertice. Per me è molto importante questo. Premesso ciò, quindi di conseguenza, l'altra dirigenza da condannare, se dovesse essere eletta direttrice del parco, quella è una iattura totale. Parlo della dottoressa Strizzi Carmela. Io vi sembra nessuno fenomeno, sentite, quelli tre sono i potenti, un papa, un re e chi ne è. E siccome io non ho paura, perché sono conscio di quello che dico dopo averlo pensato, qui bisogna battersi su queste cose. E noi, quando sarà i comitati, tutto il resto, io la voglio fare questa battaglia.
serve niente. Qualche maligno a pensare, poi si deve candidare. Sentite, la candidatura qua, quando si va a votare, ognuno vota chi volete. E deve essere così. E non deve essere obbligato a votare me perché faccio questa battaglia, non me ne può fregare di meno. Ve l'ho detto prima, ve lo dico adesso, ve lo ribadisco ancora. E né tantomeno abbiamo eredi da portare al palazzo. Chiaro? Premesso ciò. Eredi, chi ce li ha se li vado a curare? I miei eredi lavorano, lavorano alacremente. Se la gente, se si cambia, vorrà li voto, se no non ce ne può fregare di meno. Questo è un atto dovuto che vi dovevo, perché una malignità è stata detta, ma le malignità non mi piace. Né farle subire, ma soprattutto subirle. Premesso questo, allora qui c'è un danno molto forte. L'amico Siorini, che io ho voluto che venisse qua, ho anche scritto, invitatolo per forza, perché Siorini è uno di quelli che ha iniziato questa protesta sentendo il dolore della gente del luogo e poi ha sparso, come dire, tale dolore e ha preso in atto questi momenti di dolore da parte di Torre del Gargano. Quindi per forza devo essere qui, non solo qui, dappertutto, perché comunque dal basso che è venuta la protesta, non è venuta diversa. Io sono stato deputato parlamentare, noi abbiamo un grande difetto, gli atti stanno là. Se ci sarà qualche senatore, deputato parlamentare onorevole, che prenderà in atto la cosa, io sono il primo a dire, siccome a Montecitorio non possiamo andare solo in aula, io andrò tutti i giorni là a vedere che cazzi bus fanno, e sono convinto che non faranno niente. Mi